Iniziamo il nostro talk show, signore e signori, buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria del talk show Fratelli d'Italia. Si sta svolgendo in questo magnifico teatro, il Teatro San Francesco, il quale ospita il Centro Studi Ignazio Silone, sia del Premio Silone che del Centro Studi Silone. Parleremo più avanti, ne parleremo con il sindaco. Quasi tutti lo avranno appreso apprendendola dai giornali, la notizia è apparsa su tutti i giornali, ne hanno parlato le radio e le televisioni, della soppressione del Centro Studi Silone e del premio, e di questo ne parleremo della legge 56 con il sindaco Parisse. Maestro, non ostenti e non finga ignobilmente una emozione, perché lei non è emozionato, non si finga emozionato, perché lei ha calcato le scene dei più grandi teatri del mondo. Io Olimpiade, ormai lo sappiamo, quindi io sono emozionatissimo. Lei non può parlare perché da contratto non può parlare il maestro Lisopoglio. Qualcuno gli ha detto che appunto è un maestro bravissimo, che suona bene, quindi lo diciamo anche noi, e quindi mi sembra doveroso da parte mia dire il saluto e l'applauso al maestro Eliseo Poglio. Grazie. E andiamo a cominciare. Sono un po' legato perché non ho il mio microfonino, quello che ho solitamente, detto così a bottone, no? Però ci siamo messi d'accordo con i tecnici, che metteranno a puntino senz'altro la prossima volta, con la speranza che ci sia una prossima volta. Allora, andiamo a presentare i protagonisti del nostro talk show, che poi, come voi sapete, voi che seguite solitamente, almeno spero, le nostre performance televisive, i protagonisti del nostro talk show sono gli ospiti, e cominciamo a presentarli. Sono tantissimi giovani che tentano di approdare nel mondo dello spettacolo, ma lo sappiamo, l'impresa è ardua, le difficoltà sono tantissime e non tutti riescono a giungere alla meta. Lei, proprio per la sua caparbietà e bravura, viene scritturata nell'81, accomodatevi voi che siete lì in piedi, per rendere televisiva la trasmissione. Lei nell'81 viene scritturata per Domenica Inn e successivamente partecipa al concorso nazionale di Miss Italia. È Manuela Scargiali. Allora, gli ospiti passeranno, vi saluteranno e poi andranno a sedersi. Andiamo avanti con, per cortesia, vorrei sentire un po' di silenzio, adesso così e così, dopo proprio l'assoluto silenzio, perché quando faremo le interviste proprio esigo l'assoluto silenzio, e chi è in piedi si segga. Allora, militante nelle file della DC da oltre 50 anni, fondatore della sinistra di base con Enrico Mattei, tutti sanno chi è Enrico Mattei, l'ex presidente dell'ENI, scomparso purtroppo tragicamente, ex dirigente dell'ERSA, ha una concezione religiosa della politica, ha partecipato alle lotte dei contadini del Fucino e per questo venne licenziato da Torlonia. La sua critica decisa e pungente verso gli errori del suo partito, la Democrazia Cristiana, ha suscitato discordanze e polemiche. Torna a trovarci per la seconda volta il signor Giovanni Ridolfi. Oh, è pericoloso, signor Ridolfi, presentarsi con una borsa, non vorrei che vi fosse... No, vabbè. Allora, no, perché abbiamo messo in sigla, per chi conosce la nostra sigla, un signore che porta una borsa, e quindi molti ci telefonano e dice: ma che cosa c'è dentro quella borsa? Al termine poi ve lo diremo. È nata all'Aquila e dopo aver vissuto per 22 anni a Napoli torna ad Avezzano. Si è sempre celata nei problemi e calata nei problemi sociali, lo faceva tra mille difficoltà a Napoli e sta tentando di farlo ad Avezzano. È presidente di un comitato cittadino per lo più di donne, mi sembra che siano 15 le donne e 12 gli uomini. Ha partecipato alle ultime elezioni nella lista aperta di Cavasenni. La sua esclamazione in chiusura dell'esperienza elettorale è stata: sta cosa non è stata proprio capita. Questo aspetto della sua personalità ironico ed autocritico, questo intento di non prendersi troppo sul serio, ci ha spinti ad invitarla. Io ve la presento, è la signora Rossana Caroli. Grazie.
adesso l'onorevole Rapagnà, speriamo che arrivi, intanto andiamo avanti nella presentazione degli altri ospiti. Nato a Lecce in Puglia nel 1936, vive all'Aquila dove dirige l'avvocatura dell'INAIL per l'Abruzzo e dopo l'esperienza, questo passaggio l'ha fatto dopo l'esperienza in magistratura. È un componente del gruppo celestiniano, ama la montagna, ma il suo grande amore è quello di scrivere. È alla sua quinta pubblicazione con Il senso della storia. Questa sera ci parlerà della sua grande amicizia che lo lega a Marco Pannella e parlerà anche del suo libro su Silone, La profezia avverata. È l'avvocato Giovanni Frassanito. Bravi, mi piace, l'applauso sembra quasi un applauso bello, vero, ancora più caloroso. Allora, questa sera parlando di Silone abbiamo ritenuto opportuno invitare un componente alla famiglia dello scrittore. Suo padre Raffaele Tranquilli era il cugino di Ignazio Silone. Torno sempre a dire di non parlare mentre facciamo la cosa perché disturba tantissimo, onde evitare l'allontanamento dal teatro. Quindi c'è il parente di Ignazio Silone, ingegnere edile, laureatosi a Roma quando era difficile conseguire il prezioso titolo. Ora è in pensione, ama passeggiare e coltivare la campagna. Il suo carattere taciturno e riservato ricorda per alcuni aspetti quello taciturno e riservato del celebre parente. È un po' un cincinnato dei giorni nostri. Ve lo presento, è l'ingegner Liberato Tranquilli. Andiamo avanti. Il suo professore di lettere aveva capito che sarebbe diventato un grande attore e aveva visto giusto, perché l'ospite che sto per presentarvi è un grande attore. Ricordiamo tra i suoi più importanti lavori Vino e pane di Ignazio Silone, la sua partecipazione era quella del protagonista, poi Il commissario in Dov'è Anna, poi Rosso veneziano, questi per la televisione, mentre per quanto riguarda il cinema vogliamo ricordarvi un film sulla vita di Antonio Gramsci, I ragazzi del massacro, Il gatto a nove code, mi sembra, di Dario Argento, poi I sovversivi, presentato al Festival di Venezia e tanti altri lavori molto importanti. È legato moltissimo alla nostra terra in quanto il papà era un maresciallo dei carabinieri e comandava la stazione di Avezzano. Sono tanti i suoi ricordi legati alla sua giovinezza e tante le marachelle che hanno commesso insieme a degli amici che si trovano ad Avezzano, e quindi queste marachelle le facevano un po' in tutta la Marsica, come facevano tutti i giovani dell'epoca, al lobby della falegnameria e costruisce barche in miniatura. È Pierpaolo Capponi. Applauso, grazie. È il nuovo sindaco di Pescina, progressista, deciso, animato da un sorprendente spirito di iniziativa, diciamolo francamente, grazie a lui che noi siamo qui con Fratelli d'Italia perché non pensavamo neppure noi di essere all'altezza di presentarci ad un pubblico su un teatro. Per noi davvero, come ho detto prima, è un sogno, abbiamo iniziato sotto un mobilificio e quando pioveva il ticchettio della pioggia, ricordo alla prima edizione, Attenti al lupo, rientrava nei microfoni e quindi noi dovevamo decidere continuamente, secondo l'aumentare della pioggia, se andare avanti o smettere. Allora c'era Giancarlo che mi diceva, no, forse adesso smetterà di piovere. Quindi eravamo in quelle condizioni, adesso trovarci in un teatro è davvero un sogno e questo grazie appunto a lui, al sindaco di Pescina. Laureatosi a Roma in giurisprudenza, si sente vivo quando partecipa alla vita politica sociale del paese ed ora non può più farne a meno. È il dottor Vincenzo Parisse. Ancora andiamo avanti. È nato a Dunque, sì, è nato a Sulmona, dopo essersi laureato in scienze politiche, ha partecipato attivamente alla vita politica della città di Ovidio, è stato consigliere e poi assessore al comune di Sulmona, da 10 anni è il presidente dello IACP dell'Aquila, Istituto Autonomo
Case Popolari, socialista dal 1961, condivide la linea politica della segreteria nazionale di Del Turco con il correttivo di non appiattimento sul PDS, però con l'apertura, la possibilità di dialogo con le forze che vanno dalla nuova DC ai laici e quindi allo stesso PDS. È il dottor Domenico Taglieri. Gli ospiti chiaramente cercano di abbreviare perché non è facile entrare su una ribalta e salutare il pubblico e prendersi l'applauso, c'è sempre una sorta di emozione, quindi c'è il tentativo di fare l'accorciatoia, ma è d'obbligo il passaggio. Bene, andiamo avanti con altri ospiti. È nato a Santa Lucia di Fiamignano di Rieti nel 1934. Marsicano d'adozione, laureatosi in giurisprudenza presso la facoltà di Camerino. Avvocato patrocinante in Cassazione, ha rivestito per tanti anni la carica di direttore presso il CFP San Berardo di Pescina. San Berardo, che è il protettore di Pescina, e tanti altri incarichi ha rivestito, sino a quella attuale, perché è stato eletto deputato della Democrazia Cristiana nelle politiche del 92 con un consenso plebiscitario. Segretario della Commissione Giustizia della Camera e membro della Giunta in autorizzazioni a procedere, una grossa carica di attualità e una carica di grossa attualità, accanito e convinto sostenitore della provincia AZ. In questi giorni si torna a parlare di questa tanto sospirata provincia, è l'onorevole Ferdinando Margutti. Poi l'hanno capita, no? Hanno capito che prendono due volte l'applauso. Alla uno lo prendono facendo la mossa, poi ripassano lì. Vabbè. È nato a Pereto nel 27, romano d'adozione dal 33, da oltre 40 anni esercita il mestiere, qui attente le signore, il mestiere di bigiottiere, riscuotendo successi in campi dell'alta moda, del cinema e della televisione. Tutte le più grandi dive si sono rivolte a lui, come per esempio la Gina Lollobrigida, e si sono rivolte a lui, lo hanno fatto bene, per impreziosirsi. Ha collaborato in defilé d'alta moda con nomi come Gramano, Gattinoni, Litrico, Sarli, Centinaro, ed inoltre collabora con Miss Italia dall'86 con Scettri, Corone e Bijou. Difatti la corona e lo scettro che vedete quando viene messa sulla testa di Miss Italia sono appunto strumenti che imbelliscono, impreziosiscono, creati dalle sue sapienti mani. Ve lo presento, è il signor Mimmo Ranati. Allora adesso al sindaco Vincenzo Parisse l'onore da parte nostra, e è doveroso da parte nostra cedergli il microfono per il benvenuto da dare agli ospiti e al pubblico. A lei sindaco iniziamo questo nostro talk show. Apriamo il microfono al sindaco Parisse. Vabbè, ma tanto sindaco, questa qui è soltanto... saranno sicuramente comprensibili. Adesso penso sì. Perfetto. Buonasera, buon anno a tutti i telespettatori, a tutti i signori e signore presenti nel teatro. Per me è una grande gioia ospitare il talk show Fratelli d'Italia. È quindi un doveroso grazie va a Enzo Coletta, che è un po' l'ideatore del talk show, per aver accettato il nostro invito, e il più caloroso benvenuto nel paese di Ignazio Silone va a tutti i suoi ospiti. Naturalmente mi auguro che questa puntata non sia un fatto fine a se stesso, ma che il Teatro San Francesco di Pescina continui ad ospitare
il talk show Fratelli d'Italia ideato da Enzo Coletta. Non eravamo d'accordo per questa cosa. Questo per due ragioni. Uno per la valenza televisiva del talk show ed un altro che è un mio modestissimo parere, e cioè quello che questa trasmissione, anche secondo il mio modo di vedere le cose, ha contribuito notevolmente alla risoluzione dei problemi di quella gente che ancora oggi vive nella nominata. E quindi per questo lo ringrazio a nome di tutta Pecina. Ed ho finito. Grazie Sindaco. Come si può non commuoversi di fronte a tante belle parole? Noi siamo davvero contenti e questo ci servirà senz'altro a trovare la forza per andare avanti. Allora, cominciamo subito con le nostre interviste. Manca l'onorevole, per la quinta volta, l'onorevole Pio Rapagnà, ma sono non dico contento, ma potrò sedermi, almeno penso. Speriamo che il microfono arrivi. E speriamo che arrivi anche a Rapagnà. Io subito vorrei chiedere, ecco, mi metto qui così controllo un po' tutta la situazione, all'avvocato Frassanito. Avvocato, intanto purtroppo ecco, dovete passarvi il microfono, tirate finché potete, speriamo che non scenda giù qualche dopo delle quinte. Allora, sentiamo un po' la sua grande amicizia con Pannella. Noi abbiamo saputo che lei è un po' il lato, come diceva, non laico, ma radicale di Pannella. Ecco, ce lo dica. Ma è un'antica amicizia. Non ci sarà l'altra campana, perché volevo chiedere un'altra cosa a Pio Rapagnà. Rapagnà, almeno certo. C'erano due versioni di questa amicizia. Anche perché Pio Rapagnà ha detto, l'onorevole Pio Rapagnà, dice: io non condividendo più la linea di Pannella sono andato nel gruppo misto. E lei giorni fa mi ha risposto in televisione, evidentemente non ha capito molto di molto, Pannella, sì. Però non ci dilunghiamo troppo sull'assente, perché non è bello, non è giusto, e seguitiamo a parlare della sua amicizia. Come siete conosciuti con Pannella? Ma la conoscenza è avvenuta prima a Roma e poi soprattutto in Abruzzo, perché sapete che Pannella ha radici abruzzesi, è vero, ecco. Ma è stato direi quasi istintivo, perché voi sapete la cultura d'origine di Pannella è una cultura liberal, libertaria, se volete ancora di più libertina, e se volete ancora di più radicalizzando, anarchica in un certo senso. E quindi questa affinità, questo mister, un poco di questo cocktail di valenze e di affinità culturali ci hanno fatto incontrare e ci hanno fatto stimare. E quindi conosco Pannella già dai primissimi referendum, ecco, io ricordo i primi referendum, quello sul divorzio, le prime firme che si raccoglievano sui tavolini, le prime diffidenze, e quindi questa evoluzione del personaggio che poi, vogliamo dire, è stato un po' il protagonista, non è un caso, e non lo dico adesso per gettare l'esplosivo, ancora siamo all'inizio, gli esplosivi si fanno alla fine, ma praticamente voglio dire, se oggi c'è una questione morale in Italia, se oggi è esplosa Tangentopoli e la partitocrazia con tutta la fame che intorno alla partitocrazia poi ci ha fatto toccare, è vero, il fondo, è vero, e tutto questo è stato un po' prefigurato dall'alternativa di Pannella, onestamente, negli ultimi 20 anni. L'unico che andava, perché la politica costa, ma l'unico che andava a guadagnarsi le 10.000 lire, le 100.000 lire, le 200.000 lire, perché la tessera la faceva pagare cara, era il povero Pannella, insomma, che ha lesinato e elemosinato ed ha rappresentato e rappresenta, a mio avviso, l'alternativa alla questione morale a livelli antropologici. Bene. Grazie, avvocato. L'ascoltiamo con piacere, avvocato, l'ascoltiamo davvero con piacere. Purtroppo non mi posso dilungare troppo su Pannella, perché mancando l'altra campana, il cosiddetto contraddittorio, non sarebbe bello e poi il discorso non sarebbe televisivo e bilanciato. Allora, la signora, lei voleva dire qualche cosa in tal proposito, signora Caroli? A proposito di Pannella? Certo, presa. A proposito di Pannella,
il microfono, certo, infatti passeremo i guai amari questa sera, si dice così in gergo. Che merita rispetto. Ecco, se voi, voglio pregare di una cosa. È la prima puntata, quindi la prossima volta ci saranno sicuramente dei collarini, quindi certo. Se mentre parla, ecco, piccoli dettagli. Vi chiedo solo questo, parlando se potete tenere il microfono davanti alla bocca. Certo. È difficile, lo so, però. Certamente non è facile. Comunque, niente, che volevo dire, Pannella è un abruzzese che ci fa onore. Proprio se lo vuoi dire su Pannella, perché se ne vuole fare a meno, lo faccio, ne faccio a meno. Non posso dire molto perché poi non condivido molte cose di Pannella. Vabbè, allora chiudiamo il discorso di Pannella, perché poi tanto ne parleremo più avanti, lo rincontreremo quando parleremo di Silone, in qualche modo, perché abbiamo saputo qualche cosa di carino, di interessante, vabbè, non voglio anticipare nulla, daremo l'informazione più avanti. Io intanto parlerei di alloggi popolari e pregherei il dottor Taglieri, se passate il microfono, chiamiamolo il testimone, al dottor Taglieri, di parlare di questa legge che appunto prevede la vendita degli alloggi. Alloggi è una grossa operazione che lo Stato sta facendo, alloggi che venivano gestiti da diversi enti, come per esempio il Tesoro, l'Intendenza di Finanza e anche lo IACP. Con quale criterio ci parli di questo? Innanzitutto vorrei ringraziarla per avermi dato la possibilità di partecipare a questa bella manifestazione. Io ho conosciuto il signor Coletta in una trasmissione televisiva non più tardi di 15 giorni fa, penso. Sì. Nella stessa trasmissione fu presente l'onorevole Rapagnà, e dovremmo affrontare un problema persone umili. Certo, si trattava di un anticappato di Tagliacozzo, la soluzione del problema delle barriere architettoniche. Ricordiamo per chi non avesse visto. E io lo ricordo proprio perché fu il primo incontro, ed è stato un primo incontro che mi ha fatto apprezzare molto l'attività di questa antenna. Io non sono solito partecipare spesso a manifestazioni, ma non sembrerebbe, Presidente. Mi sembra comunque proprio ho accettato di buon grado l'invito a questa ulteriore, a questo ulteriore incontro, e vedo che ho avuto ragione, perché praticamente anche questo incontro è un incontro. Sì, chiedo scusa, volevo ricordare un attimo il problema di Antonio Taborra, che è un rappresentante delle cosiddette classi minori. Antonio Taborra è costretto tutti i giorni, vive in un alloggio popolare, è costretto a superare due piani di scale, perché lui è in carrozzella e quindi ha chiesto un ascensore. Dice: ma è possibile che io non debba vivere dignitosamente come gli altri? Allora noi abbiamo chiamato l'onorevole Pio Rapagnà, il presidente Taglieri, e mi sembra che la soluzione sia trovata, l'installazione di un ascensore. Tant'è che io mi sono preoccupato stasera, appena arrivato, non ho visto l'onorevole Rapagnà, e ho pensato, può darsi l'onorevole Rapagnà non vuole mantenere fede alla promessa fatta, quella famosa sciarpa che mi deve regalare momento in cui si risolve, si risolve il problema. Però il problema ancora è risolto, vedremo se lei ha promesso davanti alle telecamere di installare l'ascensore, e lo dico anche questa sera, entro Pasqua. Perché altrimenti non sarò, lei disse, non sarò. No, se non viene installato entro Pasqua non avrò questa famosa sciarpa di... questa è la cosa importante. Beh, non era soltanto una questione di sciarpa, ma era una questione anche di nome e di carta. No, è senz'altro sì. Abbiamo la registrazione. È chiaro, queste cose non ci facciamo proprio superare da nessuno. Ci siamo impegnati e noi certamente ci siamo messi subito in contatto con il sindaco, ci saranno senz'altro dei problemi, impatto ambientale, così, però cercheremo di superare questi problemi e di risolvere il caso Taborra. Per quanto riguarda Taborra, invece la vendita degli alloggi. Del tema che vuole affrontare in questa occasione, la vendita degli alloggi, ormai finalmente c'è qui anche l'onorevole Margutti, e quindi sa anche meglio di me che finalmente legge la vendita generalizzata del patrimonio dello Stato per quanto riguarda gli alloggi, e non soltanto alloggi, IACP, come benissimo ricordava prima il dottor Taborra, il dottor Coletta,
che praticamente riguarda gli enti sono molteplici, l'intendenza di finanza, il tesoro e così via. Parliamo del suo ente, lo IACP. Lo IACP può vendere 6.000 alloggi addirittura nella provincia dell'Aquila e predisporrà subito un piano per dare questi alloggi in vendita e dal 1 gennaio 1994 può essere fatta domanda per avere l'alloggio. Quindi chi è inquilino può divenire proprietario di questo alloggio. Io vorrei innanzitutto ricordare ai cittadini, agli utenti, che ai telespettatori, che avevamo ragione a dire che la precedente legge non poteva essere applicata in quanto il costo era esagerato. Oggi finalmente con alcuni ritocchi c'è la possibilità di dare questi alloggi in vendita e la vendita di alloggi dovrà servire soprattutto per ricavare delle finanze, per reimpegnare queste finanze nella costruzione di alloggi. Io oltre a parlare di questa legge vorrei dare atto anche al sindaco di Pescina per l'impegno che hanno profuso per il piano di sbaraccamento di questo paese. Cogliamo questa occasione perché questa è un'altra cosa molto importante e sicuramente interesserà i telespettatori e il paese di Pescina. Per quanto riguarda Pescina abbiamo già pronto un piano per la realizzazione di alloggi che eliminano finalmente questo grosso problema e qui bisogna dare atto anche all'onorevole Margutti che Difatti lo stavo per dire, l'onorevole se ne è occupato dello sbaraccamento in altra sede e adesso chiederemo anche a lui. Per quanto riguarda la vendita, quindi praticamente ci sono degli abbattimenti sul prezzo. Parliamo di questo. Per quanto riguarda la vendita ci sono gli abbattimenti sul prezzo. Ogni anno di permanenza all'interno dell'alloggio fino a un massimo di 20 anni dà la possibilità di avere un 1% di abbattimento. Più per il pagamento in contanti dell'alloggio c'è un 10%. Quindi praticamente se si tiene conto che fino a un massimo di 20 anni, se vuole un 1%, uno che è stato 30 anni all'interno di un alloggio, 20% di diminuzione più 10% se ha il pagamento in contanti. Quindi c'è l'abbattimento per vetustà, quella cosiddetta di vecchiaia. Io penso che sia il caso di affermare e di ricordare all'utenza, soprattutto all'utenza meno abbiente, che praticamente quello che era previsto dalla precedente legge oggi è stato completamente eliminato. Non può essere toccato nessuno all'interno del proprio alloggio se non ha il reddito tale che gli permette di comprare l'alloggio. Qual è questo reddito? Il reddito è 34 milioni l'anno. Se si ha un reddito di 34 milioni l'anno, comunque si deve aderire alla proposta di acquisto dell'alloggio. Ecco. Naturalmente l'alloggio non deve essere pagato in contanti, dilazionato nel tempo e quindi praticamente... La legge prevede dei punti di favore per le cosiddette classi minori, per disabili e per anziani, le fasce minori appunto non possono essere sfrattate. Possono benissimo non accettare la proposta che viene fatta dell'acquisto degli alloggi e rimanere all'interno degli alloggi senza essere, come era previsto purtroppo dalla precedente legge, spostati, trasportati in altre realtà e questo sarebbe stata una iattura perché trasportare una famiglia che era legata ad affetti, al fatto di essere stati all'interno di un alloggio per numerosissimi anni sarebbe stata una vera e propria deportazione. Grazie Presidente D'Aglieri, intanto sentiamo l'onorevole Margutti sugli sbaraccamenti. Ma io non dico questo, sono soddisfatto di questa ultima iniziativa legislativa che ha posto fine in parte ad un problema annoso, quello delle edilizie economiche e popolari, che è vero, ha avuto un'infinità di enti, qui a Pescina c'è l'Urra Casa, se ci sono le case, le stalle fatte all'ente Fucino, c'è lo IACEP, vi sono le case del terremoto, finalmente poi in un certo anno furono affidate tutte come gestione all'Istituto Autonomo Case Popolare, ma tutta l'edilizia pubblica e privata andrebbe sovvenzionata, avrebbe dovuto essere differenziata da quella nata a seguito di calamità particolari, quella del terremoto ad esempio, l'edilizia del terremotato, o quella di Villa San Sebastiano dopo l'alluvione che portò via mezzo paese, avrebbe dovuto avere una considerazione diversa da quella dell'edilizia economica e popolare che la collettività si è accollata per servire le fasce meno umili e dare una casa a chi non l'aveva. Chi la casa invece l'aveva e un evento disastroso, calamitoso, tipo il terremoto di Avezzano, l'ha fatta venire meno, andava restituita questo patrimonio per la particolarità del danno che ha subito questo privato. È stato messo invece assieme agli altri e questo è stato un tentativo che abbiamo cercato di far recepire a questa legislatura asfittica
ridotta in spazi molto brevi, ma le due commissioni di Camera e Senato non sono riuscite a differenziare perché temevano si potesse determinare un privilegio. Okay. Abbiamo inserito i 400 alloggi costruiti dall'ente Fucino, parliamo dei borghi rurali, quelli sì. di Mortucchio, quelli di Caruscino, siete gli altri. Riusciti ad inserire così? Sono inserite 400 alloggi, ne parlava l'avvocato Belisario qualche giorno fa ricordando i passaggi di questo aspetto della legge. Sono state inserite queste qua e anche quelle che siano offerte a riscatto è giusto alle condizioni uguali rispetto agli altri. A me non pare invece giusto che chi abbia avuto una casa distrutta da un fatto calamitoso debba pagarla alla stessa maniera di chi invece la casa non l'ha avuta regalata, per carità, gli è stata offerta, non c'è stata questa differenziazione, rimane un'ombra. Inattuata volontà politica, quella cioè di differenziare la casa nata a seguito del terremoto, magari asismica, poi ricostruita dal proprietario, dall'inquilino che l'ha abbellita, l'ha arricchita, l'ha moltiplicata e lo Stato la considera invece nella entità iniziale con lo stesso pagamento. È una macchia che rimane su questa avventura della casa. Io devo dare atto a Rapagnai Assente, diciamo una volta tanto, io condivido quello che diceva sulla testimonianza di Pannella, sempre saltando. Rapagnai si è battuto notevolmente, è venuto in regione con eserciti di inquilini, dicevo, onorevole, prima su Canone, poi fermare. Beh, sul filtro io parlo della causa degli inquilini, degli utenti, fermare l'onorevole, lo ha fatto, no? Non ci riuscirebbe neppure a un assente, voglio fare questa grazie, testimonianza ad un assente. Io intanto vorrei dire che intanto sono riuscito a bloccarlo, non so se l'avete notato, applauso non c'è stato, quindi vabbè. Fate un po' voi, grazie onorevole. Se volete intervenire sugli alloggi popolari fatelo pure, noi intanto io direi di uscire dagli alloggi popolari, poi chiederemo dopo sull'assegnazione di alcuni alloggi perché abbiamo saputo che il Presidente Taglieri sta assegnando alloggi in questi periodi. Posso fare una domanda, scusa, finisco. Ci diceva che cosa su Paterno, perché là veramente c'è rivoluzione. Certo. Su Paterno già abbiamo detto abbondantemente, onorevole, in televisione, lei se veda la trasmissione più spesso. Ultime vicende giudiziarie anche. No, lo so, certo, difatti la domanda è stata fatta ben precisa. C'è l'incontro, per cui non può essere stato oggetto di precedente trasmissione televisiva. L'abbiamo anticipata questa cosa. Comunque io volevo dire questo qui, che usciamo dal discorso delle case popolari, il Taglieri sta assegnando alcuni alloggi e sta consegnando alloggi a persone che abitano a Pescina, magari a Venere di Pescina, infrazioni. Ecco, quindi c'è un po' una posizione di impennatura di questi cittadini, di questi abitanti che dicono noi siamo nati qui a Pescina, quindi perché dobbiamo andare a vivere a Venere? Però di questo qui ne parleremo più avanti. Io intanto direi, ci sono interventi, Gisella? No, nessuno per il momento. Bene così, com'è l'aria in platea, Gisella? Ma l'aria mi sembra piuttosto tranquilla, un pubblico caloroso come hai potuto vedere, per infatti, cui tutto attenti. Procede bene. Certo, siamo contenti. Ecco, vorrei soltanto pregare lì su, c'è un po' una fascia più giovane. Sì, ci sono tanti giovanotti. Speriamo di interessare anche voi con qualche storia che racconteranno i nostri ospiti. Io intanto farei una parentesi e darei spazio alla musica, all'arte e inviterei Manuela Scargiali, facciamole un applauso. Allora, intanto Manuela, come abbiamo detto prima... C'è stata un'esperienza domenica hai iniziato dopo tanti tentativi, tante prove. Sì, Colino Banfi, Toto Cutugno. Ecco, sento il mugugno da parte dei giovani, stiamo acchiappando da parte dei giovani perché abbiamo già deciso. Sì, e stasera vorrei dedicare una canzone proprio a loro soprattutto, è un pezzo di Madonna, La Isla Bonita. Benissimo. E di buon augurio a tutti comunque. Manuela Scargiali, La Isla Bonita. Night, I dreamed of San Pedro, just like I never gone, I knew the song, young girl, we, I like the day.
the samba play. The samba will say so high, ring through my ear and steam my high. The Spanish lullaby. I feel the love in San Pedro. For we'll carry on the sea, he calls you me. Te digo, te amo. Just like I see the way not far away. Tropical the Iceland breeze. All I know to Isla Free. This is where I long to be. La Isla Bonita. And when the samba play, the samba they say so high, ring through my ear and steam my high, the Spanish lullaby. I want to be where the sun warms the sky. When it's time for siesta, you can watch the goodbye. Beautiful face, no care in this world. When I'm girl of a boy and a boy, lost again. Last night I dreamed of San Pedro. Just like I see the way. Tropical, the Isla breeze. All I know through Isla free. This is where I long to be. La Isla Bonita. And when the samba play, the sun will say so high. Ring through my ears, be my high. The Spanish lullaby. Tropical, the Isla breeze. All I know through Isla free. This is where I long to be. La Isla Bonita. And when the samba play, the sun will say so high, into my ears, be my high, the Spanish lullaby. Na 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 na. Te digo, te amo. La Isla Bonita. Auguri a tutti. Grazie. La Isla Bonita. Manuela, scusa, resta, ho i tacchi resta. Che mi impediscono resta. Purtroppo di muovermi come... Lo so, avresti potuto fare più meglio così, perché insieme a me ci sono delle creature lì sopra. Vorrei... Allora, no, va bene così, perché dobbiamo stare sempre entro certi limiti. Allora, Manuela, se prendi ancora il microfono, volevo chiederti... No, stando lì in piedi, sì, certo, non deve essere motivo assolutamente di imbarazzo. Okay. Sai, volevo chiederti della tua esperienza, dunque, Domenica Inn, com'è stata questa esperienza? È bella e brutta nello stesso tempo. Ecco, allora parliamo del bello e poi del brutto, prima del brutto e poi come del bello. Come vuoi. Allora, dunque, la cosa era che quando l'ho fatta io, era praticamente la versione di Non è la Rai, però proprio prima maniera, quando eravamo in 200, in uno studio... Quando si scimmiottava meno. Sì, si scimmiottava meno, però eravamo proprio tante, quindi ho avuto un'esperienza con 199 colleghe, quindi lavorare in una sala prove con 199 persone è stata una cosa proprio che mi ha arricchito, perché mi ha dato molto autocontrollo, mi è servito molto per stare insieme agli altri, certo. Poi essendo figlia unica, certo. Cioè mi ci voleva un po' di compagnia, però ecco. 199 sorelle erano veramente troppe. C'è un figlio unico qui, una figlia unica, no, sicuramente non ci sei. Eccoli. Tutti figli unici. Lì sopra, tutti i giovani che prima hanno applaudito, tutti figli unici. Sì. Invece l'esperienza di Miss Italia? Miss Italia, no, veramente mi ha lasciato più Domenica Inn però. Perché era più colorata, più musica, vedere cantanti, artisti, gente di spettacolo, intellettuali. Manuela, una faticaccia, Miss Italia. Ha tanta fatica e niente poi alla fine, perché vince solo una, poi si sa. La cosa brutta è che purtroppo l'organizzatore te lo dice poi, cioè dice proprio in conferenza, Enzo Merigliani. Vince Tizia, quindi essendo ragazzine così uno un po', oggi come oggi no chiaramente. Scusa, facciamo un punto, come dice Enzo Merigliani?
Vince? Vince lei, tanto lo sapete, la più bella vince. Ah, lo dice proprio prima. Sì, del... Vabbè, tanto noi abbiamo gli avvocati. Allora, poi dopo non noi non ci divertiamo più con quel mordente. Cioè, no. Però poi alla fine. Perché chi vede in televisione tanta bellezza sfilare con dei sorrisi, Durbans, sì, non pensa e non sa quello che c'è dietro tanta le quinte. Tanta stanchezza, prove estenuanti, mangiare le ragazze buttate. È abbastanza scarso, infatti io ero dimagrita tantissimo. Silenzio, silenzio. E... Sì. Allora, tutto qua. Senti Emanuela, io approfitto adesso per creare un momento, non siamo a Salso Maggiore, siamo a Pescina. Sì, bellissima Pescina. Tutto si può fare, anche tu mi dicevi che l'ingresso del teatro è il teatro Incantevoli, entrambi. Bellissimo, veramente, vero? Io mi immagino un concerto di musica classica qui nel cortile. Chissà perché, ma mi ha ispirato questo. Vabbè, so. No, è una proposta. La prossima volta proveremo in questo. Qualche autorità che magari... C'è il nostro amico Mimmo, resta ancora qui, sì. Mimmo Ranati, facciamo un applauso a Mimmo Ranati, perché pregandoti di accostarti il microfono, come faceva benissimo l'onorevole Margutti, che da grande professionista, lei ormai da quando partecipò la prima volta in una mia trasmissione televisiva, adesso sono passati degli anni e quindi lei usa il microfono benissimo, speriamo anche gli altri, perché noi volevamo avere, chiediamo scusa anche al pubblico, dei microfoni più agevoli e più adatti per questo tipo di trasmissione, ma senz'altro quella cosa è stata superata e quindi lo faremo la prossima volta. Mimmo Ranati è l'ideatore, è il costruttore, è quello che realizza la corona e lo scettro di Miss Italia. E vorrei, ecco, lo facciamo vedere? Mi date intanto lo scettro, lo diamo a Manuela. Questo è lo scettro di Miss Italia, tienilo Manuela. Questa è la corona e vorrei che il signor Mimmo Ranati porgesse la corona sulla nostra stupenda Manuela, tanto per dimostrare come possa impreziosire una corona, perché uno dice una corona e uno scettro. Fai, prego Manuela, fai un passaggio, una sfilata. Non è accaduto questo momento magico a Salso Maggiore, ma si sta verificando come per incanto in questo scenario. Prego, prego, prego. È stupendo questo momento, è come si cambia. È la tua impressione nel portare, avresti voluto. Ebbene sì, però già stare qui con voi è bellissimo. Grazie. Puoi accomodarti lì tenendo corona e scettro. Prego. Intanto io mi faccio una chiacchierata con il signor Ranati. Il signor Ranati appunto ha una fabbrica, si occupa, è un bigiottiere. Ecco, mi racconti un po' come è iniziato, signor Ranati. È interessante. Ma iniziai circa 40 anni fa, cominciando con guarnizioni d'alta moda per le scarpe, cinture e cose varie. Poi ho fatto dei gioielli, perché a volte chiamano gioielli e non bigiotteria, dipende, e quindi per l'alta moda. Ho lavorato con Clara Centinaro, Irene Galizzine, Fausto Sarli, le sorelle Fontana, Elvira Gramano. Che c'è un applauso ad Elvira Gramano, che purtroppo è scomparsa prematuramente, lasciando un vuoto affettivo che tra l'altro, nel settore della moda. Sì, che tra l'altro era una mia grande amica, Elvira Gramano. Ma è vero che da lei sono passate gran belle attrici, come per esempio la Gina Lollobrigida, anche sì, la bersagliera. La Gina Lollobrigida, sì, l'ultima volta che venne da me risale a circa 3 anni fa, poi ci siamo rincontrati quest'anno a Miss Italia, e quindi poi come l'ha trovata, ci sono abbastanza bene, malgrado le malilingue che dicono che si è tirata, comunque è ancora una gran bella donna, malgrado i suoi anni, sì. Perché la Lollobrigida è nata, mi pare bene, è a Subiaco, è nata a Subiaco, sì. Vuole sapere l'anno, tutto, il 4 luglio del 27, quindi contate voi. Veramente una gran bella donna, ancora oggi. Ci parli appunto della sua collaborazione con Miss Italia.
di questa collaborazione che dura ormai questo... Sì, la mia collaborazione con Miss Italia... Sento troppo brusio, quindi dà molto fastidio questo brusio. Dicevo, la mia collaborazione con Miss Italia è cominciata nell'86 per opera delle sorelle Fontana, che mi portarono su a Salsomaggiore e a San Benedetto del Tronto, perché allora c'era anche Miss Ingambissima. E così ho cominciato a fare scettri e corone per Miss Italia. Questa corona che vedete, lo scettro risale a quella di 3 anni fa, quando vinse la Colombari. Ah, ecco. Sì. La ragazza di Riccione. La ragazza di Riccione, si dice, fidanzata con il famoso sciatore. No, ma dico, lei lo fa apposta, fa finta come se non si ricordasse il nome, io gliela dico e poi no, lo dice. E tante volte credevo che... No, me fa una pausa, me fa quella... Tante volte. Radati, scusa. Me fa proprio quella pausa che io abbocco, no? Me lo fa apposta, dico. No, faccio apposta, ma tanti nomi a volte sfuggono, no? No, perché se ferma... Ne sappiamo tanti di nomi che a volte sfuggono. Quindi ne ha viste di bellezze di bellezze, passare. Comunque, sì, molte bellezze. Manuela non è da meno. È una cosa che voglio dire, che per conto mio non sono truccate. Miss Italia non è truccata, in quanto vi dirò che le ultime 3 corone che io ho fatto, se fosse la questione truccata, l'organizzazione non farebbe altro che dirmi di quanti centimetri di diametro dovrei farla. Cosa che non dicono mai. Ecco. E infatti in questi ultimi 3 anni o era troppo larga o troppo piccola, e quindi abbiamo avuto problemi, perché se ricordate l'anno scorso gli è caduta 3 volte dalla testa alla Miss dell'anno scorso. Quindi non era una testa stretta. Era una testa stretta. Comunque dicevo, la misura mi sembra giusta per Manuela. Giusta per lei. E quindi sarà sicuramente di buon auspicio, non si sa mai. Grazie, bene, ringraziamo grazie entrambi. Un peccato Manuela che grazie. Rispondere al fatto di Miss Italia truccata, non è truccata, no, e poi chiudiamo, no, voltiamo no, pagina. È che chiaramente però siccome devono organizzare le coreografie e tutto, cioè lo dicono prima perché è ovvio. Per un discorso di organizzazione basta, ecco. Manuela, sentiamo scusa, cosa dicono prima? E chi vince? Ma quando? Io l'ho saputo 2 giorni prima della finale, proprio la finalissima. Cioè, è una cosa abbastanza grave. Ma a me non mi risulta, mi dispiace. Vabbè, Manuela, l'abbiamo detto. Manuela dice che è possibile. Cioè, lei, signor Ranati, smentisce. No, io non voglio entrare a fare una polemica. L'abbiamo detto, quindi mica ci possiamo mettere a parlare più di tanto di Miss Italia, perché siamo qui. Torniamo a noi. Dice Pierpaolo Capponi, è possibile? Cediamo il microfono a Pierpaolo Capponi, prego. Prego. Sì, è possibile perché è possibile per Miss Italia, è possibile per i cantanti, è possibile per altre cose. Ma è inutile fare gli ipocriti, siamo qui, c'è gente vera, c'è gente della terra, della mazza, siamo qui a fare gli stronzi. È possibile, ha detto la verità, ha avuto anche il coraggio di dire la verità e io gli sono grato, perché mica ci sono tante ragazze in giro che fanno televisione che ha il coraggio di dire questo. Stanno zitte perché sanno poi che la pagano, e si paga tutto a questo mondo. E invece c'è solo una cosa, avere il coraggio della verità qui in questo posto di Silone è la cosa importante che noi dobbiamo fare a tutti i livelli, dire in fondo che si sa. È una cosa, non è che sta facendo del pettegolezzo, lo sa lei, ma lo so anch'io che non ho fatto mai Miss Italia, perché insomma sarebbe anche... Comunque, beh certo, sarebbe proprio una schifezza. Come io so, e lo sapete anche voi attraverso la stampa, non è che si inventano queste cose, no? I cantanti si sa un po' prima chi deve arrivare, perché ci sono dei legami con le case discografiche, e per tante altre cose sappiamo come vanno, e allora... Siamo qui per parlarne e per impedire che queste cose continuino ad andare avanti così. Grazie. Altrimenti questi poveri giovani che sono qui mangiano poco, ve lo dico. Grazie Pierpaolo per questo tuo contributo. Il microfono puoi tenerlo tranquillamente, ne abbiamo a Iosa e, come dico sempre repentinamente, anche a Stresa, oltre che a Iosa. Allora,
una battuta che si dice spesso, so solo questa qui. Allora, signor Caroli, io volevo, approfittando di Gisella, che c'è un, sì, c'è sì, un, ah, un consigliere, un signore, sì, c'è un consigliere che comunale. Si chiama Piero Di Cerchio, che voleva fare una domanda al dottor Taglieri. Chiedo scusa, Piero Di Cerchio perché è Di Cerchio, no, oppure il cognome? No, perché è di Pescina, ma fa di cognome Di Cerchio. Va benissimo, un applauso a Piero Di Cerchio che però è di Pescina. È una bella cosa questa cosa. Prego. Senta, buonasera innanzitutto, dottor Taglieri. Senta, io volevo fare una domanda molto semplice, ecco. Lei è stata molto eloquente per quanto riguarda il metodo di pagamento per quella fascia inferiore ai 34 milioni, ma per quanto riguarda un soggetto che supera i 34 milioni, come avviene questo metodo di pagamento, o meglio questo metodo di rateizzazione del pagamento, insomma. Bene, grazie, diamo la possibilità di risposta al dottor Taglieri. Prego. Il soggetto che supera i 34 milioni deve acquistare l'alloggio, non può esimersi dall'acquistare l'alloggio, e il pagamento dell'alloggio naturalmente è fatto in base agli gli estimi catastali, che devono essere ancora fissati, e in base alla zona nel quale questo alloggio è costruito, in base alla vetustà e così via, insomma non è semplice rispondere così con una risposta che possa riguardare tutto quanto il patrimonio. Però ecco, una cosa è chiara, che mentre per quanto riguarda al di sotto di 34 milioni c'è anche la possibilità di non acquistare. Quando si hanno al di sopra di 34 milioni si deve acquistare, perché se non si acquista naturalmente l'acquisto dell'alloggio può essere fatto anche da un altro soggetto che non è quello che abita l'alloggio. Una innovazione molto importante, che io la vorrei dire questa, perché mentre prima l'acquisto dell'alloggio doveva essere fatto proprio dall'intestatario dell'alloggio, oggi può essere fatto anche dal convivente. Molti cittadini, anche di Pescina, qualcuno è venuto qualche volta, la mamma vedova è rimasta e avrebbe voluto far acquistare l'alloggio dal figlio. Prima non era possibile perché la proprietà passava di diritto alla vedova. Oggi invece è possibile che anche il convivente acquisti l'alloggio. Quindi questa è un'innovazione. Grazie importante. Dottor Taglieri, noi voltiamo pagina. Un attimo Enzo, voleva ancora interrompere. Sempre per questa fascia, magari una famiglia che poi ha un portatore di handicap, in questo caso, sempre superando i 34 milioni. Sì, io ti ringrazio molto, scusami se ti do del tu, ma ti vedo giovane e quindi... No, anche perché ci siamo già conosciuti direttamente. Ah, grazie. E quindi praticamente... finta di non riconoscerla, il Presidente ha svelato tutto. Quindi... Sì, aveva fatto delle promesse purtroppo, però... Vabbè. Purtroppo molte volte... comprendo la situazione. Alcune cose che si dicono non si realizzano. Io spero però che la maggior parte delle cose che sono state dette si sono verificate. Per quanto riguarda questo caso specifico, anche per quanto riguarda il portatore di handicap, l'alloggio rimane al portatore di handicap anche nel caso in cui non volesse acquistarlo. Quindi queste fasce che sono i sessantenni e i portatori di handicap, anche se hanno un reddito che supera quello previsto dalla legge, hanno la facoltà di restare nell'alloggio che occupano. Bene, grazie. Noi andiamo avanti, sentiamo un po', torniamo alla Manuela Scarciali, usciamo dal discorso delle case popolari. E il signor Caroli voleva chiedere qualche cosa in merito al concorso di Miss Italia o a Manuela. Vedevo che parlava senza microfono, ma viene... No, credo che sia stato già, chiarito questo argomento da Pierca Poni. Ah, ecco, è superato. Nel senso che, no, io volevo, mi appetiva il fatto... Appetiva? Vabbè, mi deve mettere più vicino perché questa è un'espressione. Ma lei ha una voce stupenda. Più credo. Bella, grazie. Mi sembra Alberto Luca. L'effetto appetito non voleva riguardare così sfrontatamente. Come si chiama? Manuela. Ma come l'ha detto Manuela? Come ha detto Manuela? Come l'ho detto? L'hai detto bene. Grazie, ecco, signor Matteo. La cosa era stata già perfetto, diluita. Abbiamo capito. Grazie a questo contrasto. Voltiamo pagina per consegnare un premio. È ancora uno sforzo dell'amministrazione comunale nella persona del sindaco Vincenzo Parisse. È la prima edizione del premio per l'impegno sociale e la cultura. E abbiamo deciso di conferirlo ad un ragazzo di Pescina per quanto riguarda l'impegno sociale. Questa sera premieremo sia per l'impegno sociale che per la cultura. Intanto per l'impegno sociale, è un ragazzo
che è nato e vive a Pescina, si chiama, adesso verrà qui per ritirare il premio, ma per dire anche la motivazione, la sentirete dalla sua voce, è Mirko Mazzocchetti. Vieni Mirko. Prendi Mirko un microfono, quello che vuoi. Benissimo. Allora, Mirko, che cosa è successo? Noi giorni fa, dico giorni fa, consentimi il tempo magari un po' bugiardo, ti abbiamo trovato seduto sulla scrivania del sindaco e continua tu. Allora, ero seduto sulla scrivania del sindaco praticamente copiando una lettera che era indirizzata al preside del liceo scientifico di Avezzano, al provveditore e al ministro della cultura di Roma. Questa lettera praticamente chiedeva che si potesse riaprire questo liceo di Pescina, chiuso, per il primo. E ve pare poco? Non ho capito. Oh, vorrei anche chiarire un'altra cosa. Intanto se il premio, passate il premio, oppure poi lo consegnerà, si farà carico l'amministrazione comunale, c'è il premio qui, lo consegneranno dopo. Prima hai detto stavo copiando una lettera, spieghiamo sta cosa perché ci sono sempre i ben pensanti che pensano male e possono dire come copiare, gliel'ha fatta qualcuno, il ragazzo è stato strumentalizzato. Come ti è venuta st'idea? L'idea è stata ispirata dal sindaco e dai genitori, ma a completare la lettera, a scriverla, siamo stati dei ragazzi. E poi praticamente dopo averla scritta, compilata e averla fatta leggere e giudicare dal sindaco, l'ho copiata. Bene, noi ti facciamo tantissimi. Ti hanno risposto? No, non hanno risposto, per ancora quello che so. Ah, vabbè, e noi ti faremo rispondere. Quindi tu hai scritto al provveditore agli studi, il dottor Giancola? Non so come si chiama. Vabbè, te lo dico io. De Michele si chiama Giancola, no? Benissimo. Allora noi in una prossima puntata ti avremo in studio col provveditore agli studi. Va bene. Parola, va bene? Grazie. Allora un applauso a Mirko. Aspetta Mirko, il motivo di questo premio, sindaco, perché avete indicato per l'impegno sociale proprio? Ma il motivo del premio è molto semplice, perché ha una motivazione particolare riferita così alla fattispecie concreta, ma secondo me ha una motivazione più generale. Che va al di là. Perché oggi nel nostro paese, con la P maiuscola, non Pescina ma l'Italia, tutte le volte che qualcuno si occupa dell'interesse collettivo diventa un fatto eccezionale, e siccome ancora stiamo a questo punto, anche questo è un fatto eccezionale, e lui bene, ha tutta la mia ammirazione personale. Grazie, consegna idealmente con una stretta di mano il sindaco di Pescina, ritira Mirko Mazzocchetti, e il premio consiste in un vocabolario di quelli buoni, ma anche nella bibliografia di Ignazio Silone, quindi qualcuno che stava avviandosi con Sorrisetto subito se l'è dovuto rimagnare, perché la bibliografia di Ignazio Silone è un bel premio. Grazie e complimenti a Mirko. Grazie signor Ranatimi, e perdonatemi se vi faccio reggere il microfono. Andiamo avanti, io direi di parlare ancora di un altro premio, e questa volta vorrei, dato che ci siamo, consegnare il premio della cultura, e lo vogliamo dare ad un giornalista, ad un giovane giornalista che è nato a Napoli il 21 aprile del 1972, scrive per Il Mattino e si occupa collabora con la redazione culturale, questo lo fa dal 1993, è stato assunto da Sergio Zavoli, ma l'ho assunto non perché è un raccomandato, ma perché si occupa di certi temi culturali profondi, intensi, interessanti. Per esempio, il pensiero di Edward Bernstein, poi Carlo Levi, la pittura, scrittura e l'impegno politico antifascista, e poi il problema dei mass media e della comunicazione televisiva, commento alle posizioni di Umberto Eco ed Angelo Guglielmi. Quindi sul tema. Quindi mi sembra che è stata giusta l'indicazione dell'amministrazione comunale, e io invito a raggiungermi Jacopo Jacoponi. Grazie Jacopo, ti diamo il microfono, il sindaco, grazie. C'è un danzar di microfoni, Jacopo, ma che vogliamo fare? Io innanzitutto voglio dire una cosa. Sì, prego.
Intanto prima hai detto una piccola inesattezza. Completa. E ti correggo subito. Benissimo, fai bene. Io col giornale ho iniziato a collaborare prima dell'avvento di Zavoli, che Zavoli viene il primo agosto. Io è dai primi di giugno che scrivo. Benissimo, avvalora tutto ciò, avvalora. Quindi facciamo un applauso doppio per questa puntualizzazione. Pensa un po', te l'avevamo dato solo perché era il 1993, adesso che abbiamo saputo questo. Oh, io volevo chiederti una cosa, Jacopo, approfittando della tua presenza, sei un giornalista della carta stampata, spesso si tacciano i giornalisti della carta stampata per inventare ove non sanno, cioè quando non sanno una cosa, la notizia è incompleta, attaccano e mettono una cosa infondata, e questo si verifica molto spesso, capita nei migliori giornali. Questa è una cosa che viene fatta un po' anche per sparare su una categoria prefissata, io dico. Certo. Nel senso, è vero che molte volte capita di leggere notizie inesatte. Certo. È anche vero che spesso si sparano titoli grandi. Vabbè, il titolo roboante. La rettifica magari di due righe. Certo. Questo è un fatto vero. Bisogna anche dire che però c'è anche il vizio di, insomma, di scaricare responsabilità proprie. Certo. su altre persone, questo è un vizio tipicamente italiano. Esatto, no? esatto. Che è un vizio e poi anche una forza delle virtù, la capacità di arrangiarci, no? Quel romanzo per cui Silone è famoso, cioè, quando si inventa, mostrava anche la capacità di povera gente di arrangiarci. Tu dici, Silone lo scrisse mentre si arrangiava, no? A Davos, mentre era in esilio. Oh, tu dici che appunto quando si inventa, quando non si ha la notizia esatta, uno che deve fare? Mica resta con la notizia incompleta, è lì per completare. E adesso ti faccio un esempio di inesattezza.